Primo appuntamento estate, arriviamo al numero 27 e apriamo questa ultima settimana di programmazione che ci porterà al numero 31 venerdì prossimo, anche se sarà il 29 luglio, ma completeremo quello che è un mese condiviso insieme da metà giugno fino per l'appunto alla fine di luglio. Oggi andiamo a dare uno sguardo al giorno, al calendario. Siamo a lunedì 25 luglio 2022. Oggi la Chiesa celebra la festa liturgica di San Giacomo Apostolo, Giacomo il Maggiore, il primo apostolo a versare il sangue per il suo Signore, e sappiamo che alla figura di questo apostolo è legato un santuario, diciamo così, un luogo del tutto particolare che è Santiago de Compostela, del quale parleremo nel corso di questa nostra diretta. Come sempre, uno sguardo al primo scatto questa mattina intorno alle 6:45, cielo azzurro che preannuncia una giornata anche per oggi calda, come è in questo ultimo periodo del mese di luglio. Siamo pronti per dare spazio subito alla musica in compagnia di Michael Smith. Andiamo ad ascoltare il brano, versione italiana, Aprirai una via. Tu sei qui. Ti muovi tra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operi tra noi, adoro te, adoro te. Tu sei fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Vedere, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Tu sei qui, tocchi il cuore mio, adoro. Sentirti, credo che tu continui a guidarmi. Aprirai, 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 apri una via. Anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi. Aprirai, aprirai, aprirai.
chi tu sei. Aprirai una via, Michael Smith, 9.53 in diretta, mentre vi ricordo che primo appuntamento estate viene riproposto poi intorno alle 12.35 minuti. Siamo collegati in diretta con Rovigo, in una realtà confiscata e che viene gestita da Libera. Lì si trova per noi Lucio. Lucio, non so se mi senti, mi dicevano che c'è qualche problema di ordine tecnico, comunque io ti cedo la linea. Buongiorno Don Claudio, a te e a tutti gli ascoltatori e bentrovati. Iniziamo questa settimana, questa ultima settimana, con il primo appuntamento in un posto speciale e siamo contenti di dar voce a questa realtà e al campo che sta per iniziare proprio questa mattina. Siamo a Villa Valente Crocco, paesino di Salvaterra, giusto? Con Remo Agnoletto, che è il coordinatore della ATS Salvaterra e anche il coordinatore, il referente per questo campo Estate Libera. È una settimana particolare, un campo di volontariato dell'associazione Libera fondata da Don Ciotti, giusto? Ecco, è conosciuto per quello. Buongiorno, intanto grazie per ospitarci. Grazie a voi che siete venuti a trovarci in questa casa, che oggi si chiama Casa della Cultura e della Legalità, proprio per far capire bene il passaggio tra la cultura e il sistema legale nel mondo e nella nostra patria. È una casa, diciamo, attiva 12 mesi all'anno praticamente, c'è questa settimana molto intensa, tra poco scopriremo come si svolgerà, veramente molto interessante. Ma prima, cos'è questa villa? Vogliamo saperlo. Insomma, ha cambiato totalmente uso rispetto a qualche anno fa? Allora, è un bene confiscato alla criminalità organizzata. Era di un certo Francesco Ferrari di Legnago e era stata acquistata negli anni 90 con fondi provenienti da criminalità organizzata e precisamente da spaccio di droga e acquisto di droga. È stato incastrato in questa situazione dall'autorità giudiziaria nel 96, è stato incarcerato, il bene è stato per prima sequestrato e poi negli anni confiscato e assegnato al comune di Badia Polesine. E adesso, diciamo, è fonte di tanto tanto bene per queste settimane qua, ma non solo, ci sono gli orti sociali. Ecco, raccontaci un po' cos'è questa realtà. Allora, è una realtà che funziona durante tutto l'anno, ogni venerdì sera ci incontriamo e creiamo delle iniziative che parlano degli altri. Fondamentalmente parla di Africa, di Asia, di povertà, di diritti umani, molto, tra cui ogni anno facciamo un festival che si chiama Festival dei Popoli, quest'anno è stato chiuso il 17 di luglio ed è arrivata la 39esima edizione. Nel retro di questa casa abbiamo 3.300 metri quadrati di scoperto, dove da una parte abbiamo dedicato agli orti sociali e dall'altra parte è un giardino della pace. E in fondo, verso il confine, abbiamo sistemato un apiario che produce il miele della legalità. Orti sociali cosa significa? Chi viene qui? Allora, inizialmente l'idea era di dare degli orti a persone che avevano bisogno per acquisire la verdura. C'è stata molta difficoltà, allora abbiamo aperto questa richiesta a varie famiglie. Adesso stanno funzionando una decina di orti con famiglie, marito, moglie, figli che vengono a curare il proprio orto. Risparmiano un po', diciamo, la spesa, anziché comprare tutta la verdura, vengono qua e si aiutano, insomma, e voi date loro questo spazio. Sì, l'idea nostra è che i prodotti superflui, cioè quelli che vanno ad essere eccessivi per la propria famiglia, siano messi in comune e vorremmo nel tempo creare un gruppo di acquisto solidale, proprio per dare la possibilità, essendo un bene comune, dare la possibilità a tutti anche di questi beni che arrivano da una terra che è un bene comune. Torniamo a questa settimana e chi partecipa intanto, perché essendo nazionale, dell'associazione a livello nazionale, vengono un po' dappertutto, non solo da Verona. Chiaro, allora quest'anno il primo campo è stato dal 18 al 23 luglio e la partecipazione è stato un gruppo scout di Treviso di 22 persone.
Il campo dove io sono referente è composto da 11 persone, di cui due arriveranno da Torino, due arriveranno dalla Toscana, uno da Tolentino, una da Messina, uno da Trento, un altro da Varese, e abbiamo la presenza di molte regioni italiane. E cosa faranno in questi giorni qua? Allora, la mattina il campo è strutturato in un certo modo, anche un po' rigido. Alla mattina c'è il lavoro negli orti e nelle produzioni del miele, e al pomeriggio dalle 15 in poi c'è la formazione, tra cui parleremo dei giochi d'azzardo con il SERD, con il servizio delle dipendenze di Rovigo, poi con il sindacato della polizia, un magistrato che parlerà del problema ambientale in Veneto ma anche in Italia, e poi una serata dedicata ad avviso pubblico, e poi cinema e altre. Sicuramente si creeranno anche grandi amicizie tra le persone, e poi ne parleremo anche con un altro ospite che ci racconterà com'è questa settimana. In chiusura, ho un libro qua che mi è stato presentato prima, vuoi dire una parola? La tempesta perfetta 2022, la variante criminalità, di cosa parla? Scritto proprio da Libera. Sì. Allora, parla di cosa è successo in questi due anni di pandemia rapportati ai due anni prima. È aumentata la libertà, la corruzione, è aumentata le problematiche relative alla mafia, si sono presentate con colletti bianchi, non fanno più uccisioni plateali, sta lavorando molto sull'underground, ecco, però entrano nelle finanziarie, entrano nella gestione delle mascherine, nella gestione dei gel. Verrebbe da dire, prima di lasciarci, cosa possiamo fare noi? Informarci naturalmente, è il primo passo, e poi? Allora, intanto porre attenzione in questi ribassi, nelle mascherine, troviamo le mascherine a 0,50 centesimi, non si sa da dove arrivano, chi le ha prodotte, avere un po' di attenzione negli acquisti delle nostre cose, non solo delle mascherine ma anche negli alimentari. In questi troppi ribassi sono da porre in attenzione per lo sfruttamento delle persone nel lavoro, la non sindacalizzazione, tutta una serie di problematiche relative ai diritti umani. Grazie tante a Remo Agnoletto, ci sarebbero tante altre cose da dire, fra l'altro le serate di questo campo sono aperte a tutti, tra poco parleremo anche e diremo chi ci sarà, e quindi chi vuole partecipare può prendere contatto qui con l'associazione Salvaterra, sì. Giusto? E questa casa. Don Claudio, a più tardi, grazie Remo. Grazie Lucio, grazie a Telepace che è venuta a trovarci. Grazie a voi per quanto ci avete raccontato, e ancora una volta diventiamo una finestra che parla di quel mondo di bene che spesso non fa notizia e che da una situazione di criminalità, come ci veniva raccontato, può tirar fuori cose belle, come è appunto questa struttura che è stata confiscata alla malavita e ora è un centro di proposta di realtà di bene, come dicevo, che spesso non fanno notizia. È arrivato ieri sera intorno alle 19:15 in Canada Papa Francesco per il suo 37esimo viaggio apostolico internazionale, che lo vedrà per tutta questa settimana appunto in Canada per incontrare soprattutto i popoli nativi, per dire loro il grande dispiacere, ma soprattutto per chiedere il perdono per quanto accaduto negli anni trascorsi, soprattutto nei confronti dei più deboli, anche ad opera di religiosi e religiose. Avremo modo in questa settimana, vi ricordo, li vedremo fra un attimo durante le dirette, pomeriggio, sera, notte, di andare a scoprire quella che è la storia di questa chiesa sofferta che si trova in Canada, di questa esperienza di chiesa sofferta che si trova in Canada. Andiamo a vedere insieme questo breve contributo di Vatican News che ci racconta appunto dell'arrivo del Papa in Canada. Il Papa è in Canada alle 11:08, l'atterraggio presso l'aeroporto internazionale di Edmonton. I canti e i tamburi dei popoli indigeni hanno salutato il successore di Pietro nell'hangar dello scalo canadese per l'accoglienza ufficiale.
Durante il volo, nel consueto saluto ai giornalisti, Francesco, guardando alle ferite causate dalle passate politiche di assimilazione nei confronti dei popoli autoctoni, è tornato a precisare che è un viaggio penitenziale, esortando tutti a viverlo in questo spirito. Nell'odierna giornata dei nonni ha ribadito che i giovani devono avere contatto con chi ha trasmesso tradizioni e storia, riprendere la forza delle radici per portarla avanti. È un piacere salutarvi, ha detto ai cronisti, augurando buona domenica, esprimendo gratitudine per la compagnia. Un pensiero particolare è andato alla decana dei viaggi, Valentina Alazzrachi, tornata in volo dopo alcune assenze. Tanto l'affetto mostrato al Papa che ha deciso, come di consueto, di salutare i presenti percorrendo il corridoio tra i sedili. Dopo l'accoglienza ufficiale, il trasferimento al seminario St. Joseph, domani lo spostamento in auto a Mascouacis, a circa 100 km da Edmonton, per l'atteso incontro dopo quello in Vaticano nei mesi scorsi con le popolazioni indigene, First Nation, Métis e Inuit. A voi studio. Allora, si è parlato dei prossimi appuntamenti, Mascouacis, dove il Papa incontrerà le popolazioni indigene, First Nation, e quindi i primi abitanti di queste terre. Noi saremo in diretta intorno alle 17.50 per seguire questo incontro e poi andremo nel cuore della notte, perché sarà mezzanotte e tre quarti, intorno a mezzanotte e 40 ci collegheremo in diretta con il Canada per l'incontro con le popolazioni indigene e con i membri della comunità parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore. Dando uno sguardo invece a domani, poi torneremo ovviamente anche domani mattina, avremo la messa dallo stadio del Commonwealth alle 17.15, inizierà il collegamento in diretta e poi andremo a luna di notte per la partecipazione a questa liturgia della parola nel lago dedicato a Sant'Anna e quindi due appuntamenti nel pomeriggio notte di oggi, due appuntamenti nel pomeriggio notte di domani. Abbiamo parlato di San Giacomo, abbiamo parlato di Santiago de Compostela, di questa realtà che diventa spesso la meta di pellegrinaggi fatti a piedi che durano 800, che percorrono 800 chilometri, durano circa 30 giorni, ma sappiamo che questo pellegrinaggio può essere fatto anche a tratti, una prima parte in un anno, una seconda parte nell'anno successivo, oppure anche percorrere gli ultimi 100 chilometri che separano i pellegrini da Santiago de Compostela. Dicevamo che dal 31 dicembre del 2020 si è aperto l'anno Santo Giacobeo, anno Santo Giacobeo che si celebra ogni qualvolta il 25 luglio cada di domenica, cosa che è accaduta lo scorso anno, quindi a fine 2020 si è aperto l'anno santo e l'anno scorso il 25 luglio era domenica e si è vissuto in particolare questo giorno nel cuore dell'anno santo, però a causa della pandemia Papa Francesco ha concesso che questo anno santo fosse spalmato su due anni, 2021-2022, quindi si sta tuttora vivendo questo anno giubilare. Ricordiamo che ogni giorno alle 12 nella Basilica di Santiago viene celebrata la messa del pellegrino e uno dei simboli principali di questa chiesa, di questa cattedrale, è il Botafumeiro, probabilmente il più grande incensiere del mondo, e funziona nelle cerimonie principali oltre a tutti i venerdì dell'anno tranne il venerdì santo, durante la messa delle 19.30 come un omaggio della città al pellegrino. Pesa 53 kg, alto 1,50 m, si muove dalla cupola centrale della cattedrale, da dove è appeso mediante un complesso sistema di pulegge verso le navate laterali. Sono necessari 8 uomini per spostarlo, noti come con il nome di Tira Boleiros. È sospeso a un'altezza di 20 metri e può raggiungere 68 km orari. Vediamo insieme questo clip.
Qualcosa di impressionante questo immenso turibolo che già dal XIV secolo sembra fosse presente, certamente non con movimenti perfetti come sono quelli di oggi. Pensate che negli anni trascorsi a volte dava dei colpi alle volte alte della chiesa e qualche volta usciva anche dagli ingranaggi, si sganciava dagli ingranaggi che permettevano questo movimento. Sicuramente c'è un riferimento liturgico come incenso, salga a te la mia preghiera, significato simbolico collegato con questa preghiera, ma sappiamo che praticamente quando i pellegrini arrivavano, come del resto arrivano oggi, se erano molto sudati, l'odore che si percepiva nella chiesa non era dei migliori e quindi questo profumo di incenso aiutava a vivere bene anche questo incontro, questa celebrazione del pellegrino. 10:13, andiamo avanti con la musica in compagnia della band Dio lo vuole band, il titolo del brano Collocazione provvisoria che andiamo ad ascoltare insieme. Solo cosa provvisoria.
collocazione provvisoria. Collocazione provvisoria, Dio lo vuole band, questo brano musicale nato dagli scritti di Don Tonino Bello, 10, 17 minuti e 30 secondi. Torniamo a collegarci con Rovigo, torniamo a collegarci con Lucio per ascoltare ancora quanto ci racconta da questa realtà di Libera per questa settimana che vedrà alcuni giovani e meno giovani protagonisti di un campo scuola singolare. Lucio, a te. Siamo sempre qui a Salvaterra, in provincia di Rovigo, a Villa Valente Crocco, e per parlare dei campi di volontariato, del campo di volontariato che inizia questa settimana e non solo. Lo facciamo con Gianfranco Quaglio, che è della segreteria dello SPI, sindacato pensionati italiano della CGIL, con la delega per la legalità, vero? Ben trovato, sì, grazie anche a lei. Sì, buongiorno a voi. Allora, voi vi occupate di cosa in particolare in questi campi? Allora, noi in questi campi siamo in realtà espressione di un'idea nazionale, no? E di un accordo che abbiamo preso con Libera e anche con altre associazioni che si muovono sul campo della legalità, principalmente con Libera. Di cosa ci occupiamo? Della logistica, del dare da mangiare i ragazzi che partecipano, che non è mica male, no? E poi all'interno noi abbiamo un progetto che si chiama Storia e Memoria. Cosa significa? Significa che alle nuove generazioni che non conoscono viene fatta un'operazione di conoscenza e di divulgazione attraverso pomeriggi, giornate sui temi specifici, ma il contatto con gli anziani, che sono quasi tutti anziani, quelli che fanno da mangiare, è un contatto che li avvicina in maniera molto semplice, molto friendly, chiamiamo così, no? Per cui quel linguaggio che non si riesce ad avere attraverso i genitori, perché non sempre hanno trasferito le conoscenze, li si ha attraverso gli anziani. Poi gli anziani portano in giro, quando tornano a casa, anche loro sono veicoli di trasmissione di questo progetto Storia e Memoria, e quindi l'idea del campo è quello di fare stare all'interno di una rete, ma diventa una rete che poi per effetto domino continua in tutti quelli che incontriamo. Quindi questo è il progetto, ecco. Per questi campi di volontariato, diciamo questi perché quello che è in corso inizia oggi avanti tutta la settimana, ce n'è stato uno la settimana scorsa, vi siete occupati anche delle serate, giusto? Quindi degli ospiti, le persone che insomma vengono a portare la loro esperienza. Chi c'è stato e chi ci sarà anche nei prossimi giorni? Allora, il programma grosso modo si ripete tranne i dettagli, no? C'è il momento della testimonianza, ecco, che viene fatto di sera. I pomeriggi in genere hanno tutto un programma specifico che stanno dentro i temi della legalità, che si declina in mille modi. Per esempio il tema delle tossicodipendenze o delle dipendenze in generale, no? Noi sappiamo che interessano dai ragazzi attraverso la frequentazione dei sistemi informatici, no? E che quindi tutti i pericoli che corrono, agli anziani attraverso Gratta e Vinci, che è comunque classificato un gioco d'azzardo, piuttosto che altre forme, il lotto e così via. Sono tutti giochi che lo scopo finale per chi li organizza è quello di guadagnarci. Lo scopo di chi lo utilizza è quello di avere un momento di illusione, ma in mezzo ci sta la criminalità organizzata, perché tutta sta roba qua, quasi tutta, è organizzata, la criminalità organizzata. Quindi ci sono dentro tutti i temi. C'è il tema della salvaguardia, della tutela, dell'indirizzo, dell'informazione e poi soprattutto di aiutare a capire dove è presente la criminalità, che normalmente si presenta in maniera che uno non si sa. Un paio di esempi su chi verrà proprio in questi giorni a parlare. Allora, verrà appunto delle figure del SERD, sono specialisti che si occupano della materia, no? Poi abbiamo per esempio il sindacato di polizia, il quale sindacato di polizia dice sì, d'accordo, noi qua parliamo di beni confiscati alla mafia, no? Ma prima di arrivare ai beni confiscati alla mafia c'è tutta una fase relativa alle indagini, c'è una fase istruttoria, entra in funzione un magistrato e questo è un lavoro della polizia, no? La quale polizia è... Questa è la prima operazione. La seconda dice, voi ragazzi che quando parli di polizia parlate come un organismo di repressione, in realtà è un organismo di protezione. E quindi anche l'idea di
collaborare con la polizia per questo scopo, questa finalità. Quindi è un'operazione che ha, raccoglie in sé questo doppio scopo. Poi ci sarà anche un magistrato, se non sbaglio. Ecco, sì, poi siccome la, tutta la fase la conclude i magistrati, no? I giudici, i magistrati, cioè, ci sarà, come c'è stata la settimana scorsa, c'è stato un avvocato che si occupa della fase processuale, ma poi i giudici, i magistrati sono quelli che la concludono, no? E quindi questa settimana arriverà un magistrato che ha avuto esperienze, che qui noi ne abbiamo tante esperienze, dalla Miteni, che è qui vicino per chi la conosce, piuttosto che la Coimpo, piuttosto che altri casi, perché essendo la provincia di Rovigo una provincia senza molte difese, no? Per cui andare dai contadini e dire ti do un fertilizzante gratis, questo capisse, ah, finalmente, in realtà questi stanno smaltendo rifiuti, insomma, ecco, tanto per... Si fa veramente tanta cultura e queste tematiche purtroppo non vengono affrontate tante volte nei media nazionali, dispiace perché aiutano veramente la società. Fra l'altro siamo venuti a sapere che, pensando a quanto sono importanti questi campi per conoscere determinati argomenti, anche stringere rapporti e rafforzare una motivazione, abbiamo saputo che ha avuto, diciamo, il via qui l'attività di Pierpaolo Romani, che noi conosciamo bene, coordinatore nazionale di avviso pubblico, sentiamo spesso, e grazie alla sua attività tanti anni fa qui proprio si parlava che, insomma, è cresciuta questa consapevolezza e ha portato alla, insomma, la nascita di una persona veramente importante, sta facendo molto grazie ad avviso pubblico. In chiusura due parole anche su questi volumi. Sì, questi due volumi, allora giustamente è l'ultimo perché è il più importante. Il tema dei temi è spiegare perché siamo qua. Allora, questo è un bene confiscato, no? E detto così, è un bene confiscato, ma tutto l'iter per arrivare alla confisca, per arrivare all'assegnazione, c'è tutto un processo che dura, nel caso specifico è durato 16 anni, tanto per dare un'idea, no? Ed è nato per una legge, il sequestro dei beni, cioè una storia molto lunga che va raccontata, no? E che ha che spiega anche lo sviluppo e la consapevolezza da parte di tutti i cittadini quanto fosse necessaria una legge. Ti sequestro il bene e dopo che fine fa? E quindi noi poi qui siamo l'esempio, posso dire, vivente di come deve essere utilizzato un bene. Si dice che deve essere sequestrato per darlo alla collettività. La collettività siamo noi. Come ha spiegato Remo prima, si lavora quasi 365 giorni all'anno. All'interno del campo ci sono, all'interno di questo bene ci sono i campi di libera, ma ci sono tantissime altre attività che magari avremo modo di parlarne altre volte se ci verrete a trovare. Certo, volentieri. Allora, buona continuazione. Se non sbaglio, grazie. Le serate di questa settimana sono anche aperte al pubblico, non sì, il campo. Sono aperte al pubblico. Tra l'altro, poi, visto che richiamiamo Pierpaolo Romani, quindi tradotto avviso pubblico, il venerdì sera parliamo proprio di avviso pubblico. Il comune di Badia, dove siamo, è proprio un comune che ha aderito. Gli chiediamo conto, tra virgolette, dopo un anno che avete aderito, come raccontateci la vostra vicenda, perché l'avete fatto, come sta funzionando, perché a noi insistiamo perché piacerebbe che tutti i comuni aderissero all'avviso pubblico e anche perché dobbiamo informare i ragazzi che sono qua e i cittadini che vengono cos'è avviso pubblico, e quindi questa è una di quelle serate. Per ricordare, lunedì ci sarà una testimonianza di una ragazza che hanno ucciso il fidanzato in un scambio mafioso, lunedì questo, quindi è la testimonianza veneta. Tenete conto che, siccome nell'immaginario la mafia è tutta al sud, stiamo sperimentando che il Veneto è la seconda regione per infiltrazione mafiosa. La Cristina, 20 anni fa, è stato uno il fidanzato per errore è stato una delle prime vittime, ma ne potremo contare. Ecco, queste grazie. Vittime sono dentro un altro volume e si intitola Terra e Libertà, dove è la storia di come è stato il sindacalismo nei confronti della mafia, ma che porta dentro tutti quei nomi che ogni 21 marzo di ogni anno vengono letti nella giornata di Libera. Grazie. Grazie tante allora a Gianfranco Quaglio. Don Claudio, io ti ripasso la linea, certamente vorremmo parlare ancora di questa realtà e quindi, insomma, non mancheremo di sentirci, di vederci ancora. Grazie e buona giornata, l'appuntamento è per domani. Grazie a Lucio e al suo ospite, ai suoi ospiti, per quanto ci hanno raccontato in questa mattina del 25 luglio. Tutto ciò che portiamo nelle vostre case è possibile grazie al contributo anche di una firma con
il codice fiscale di Telepace, firma per il 5 per 1000 930 159 30238, come ci ricorda lo spot. Siamo in chiusura, vi ricordo 12.35 la riproposta, oppure potete rivedere questo primo appuntamento dal pomeriggio di oggi sul nostro sito, sul canale YouTube. A tutti voi un buon lunedì, una buona settimana, ci riaggiorniamo a domani mattina 9.45 con un nuovo primo appuntamento. A presto!